passa per Rosa Plateau, BZK, guarda, non è quello. Rosa Plateau, non c'è niente. E vieni o c'è nuovo? Meni chaim. Я их высажу, ну там ступеньки будут. Трап. Oggi abbiamo provato i trasporti di Sochi e devo dire che abbiamo avuto qualche problemino, nel senso che è complicato capirsi, nessuno o poche persone parlano inglese, quindi insomma qualche difficoltà, scusate, c'è stata, vero Martina? Eh sì, in effetti abbiamo avuto appunto dei problemini tecnici che siamo poi alla fine riusciti a risolvere, però in effetti c'è stato un bello scoglio nel superare ad esempio le piccole barriere nel salire il gradino, sì. E anche a parlare con gli stessi volontari. Sì, e poi volevamo salire e andare a visitare il villaggio in montagna degli atleti, quindi abbiamo dovuto prendere autobus, ovovia, che qui si chiama gondola, e anche se si può pensare a un'altra cosa, però ci siamo riusciti, quindi siamo arrivati al villaggio, abbiamo intervistato Yoko. Per gli amici, Veronica Plevani, una esordiente nel parasnowboard, e possiamo vedere l'intervista che gli ho fatto io oggi. Eh sì, nello snowboard, quest'anno, dato che è il primo anno che c'è alle Paralimpiadi, la era diviso in due categorie, upper limb e lower limb, che sarebbe chi ha problemi alle braccia, così comunque sopra il bacino, e chi sotto. E qua alle Paralimpiadi ci sono solo i lower, solo che hanno problemi alle gambe. E quindi siamo tutti insieme, cioè tastibiale, femorale, occhia, mignolino, e così, un po' tutti insieme, basta. Dopo gli atleti al villaggio siamo riusciti a rapire in gran segreto uno special guest che è qui accanto a noi. Filippo Parisi, fisioterapista, qua in veste di supervisore dei fisioterapisti, e conosciuto a Londra. In realtà lui dice che insomma qualche metro dei tuoi 100 metri a Londra sono merito suo. Ma può darsi, sai. Qualcosina ho fatto, un piccolo contributo me lo attribuisco. Sì, mi ha risolto i problemi alla schiena, a me e a tanti altri atleti. Che diciamo, che differenze hai trovato? Ma rispetto a Londra ovviamente c'è un abisso, perché innanzitutto siamo in montagna, quindi avere già tre villaggi anziché uno unico è più complicato, e poi ovviamente il fatto che sia una paralimpiade invernale, questo già comporta di per sé delle problematiche. Qui sicuramente sono meno organizzati rispetto a Londra, questo è poco ma sicuro. Vorremmo concludere dicendo e parlando di casa Italia. Casa Italia sono, diciamo, all'ultimo i lavori conclusivi e di preparazione per l'inaugurazione che ci sarà domani sera. Stiamo aspettando il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, che ci raggiungerà domani e darà appunto l'inizio di questa grande festa, di questo galà a cui assisteremo. Quindi insomma, ci aspetta una bella serata. I preparativi sono quasi conclusi. Quindi non vediamo l'ora appunto di vedere come sarà il progetto realizzato. E sentiamo che cosa ci dice, che cosa ci ha detto Sabrina Marano. Abbiamo anche scelto proprio intenzionalmente una strategia di marketing, quindi ci siamo in qualche modo ispirati a un grandissimo stratega di brand awareness, e quindi di proprio sviluppo e potenza del marchio, che è Andy Warhol. Per cui quello che voi vedrete è la rivalorizzazione dello sport paralimpico proprio in chiave pop art. Ti dicevo, abbiamo organizzato una mostra fotografica lungo il corridoio, è stata anche una scelta strategica per poter in qualche modo attutire il disagio dato un po' dagli spazi. Dico disagio semplicemente perché solitamente abbiamo sempre organizzato Casa Italia in un unico spazio molto ampio. Per questa edizione ci sarà una lounge di Casa Italia, dove ci saranno le aree commerciali, le aree sponsor, il nostro coffee bar, l'area media, e poi invece ci avvarremo del ristorante italiano del Marriott,
l'unico chef italiano, quindi siamo felicissimi, per cui attraverseremo questo corridoio per raggiungere ogni sera il ristorante. Al Russian Café questa sera, invece del caffè abbiamo giusto una berretta, volevo salutarvi e soprattutto presentarvi la mitica Martina Caironi e la mitica Riccardo Ambrosi e Filippo Parisi. Cin cin. Cin cin. Russian Café. Russian Café.